Buongiorno. Sto scendendo perché mi sta venendo a prendere quell'energumeno tamarro di Daniel. Oggi, ragazzi, vi portiamo in un posto molto particolare qui a Milano. Tra poco vi spiego tutto. Guardate, c'è già data che sta litigando con una tipa. Oh, ti vuoi dare una calmata? Sono appena arrivato, eh. Questi quartieri del cazzo. Ma stai zitto, cretino. Tutti rissosi come te sono. Ma nel braccio più tamarro dell'Albania! Dadda, oggi andiamo in un posto incredibile. Sai come si chiama? No. Ragazzi, non gli ho detto un cazzo quest'oggi, volevo fosse un... non una sorpresa, un... non so che cosa. Comunque, il posto in cui andiamo oggi, in realtà, è un posto adatto per una perfetta colazione. Ok, sono le 4:30. Sono le 4 di pomeriggio, ma siccome prima non avevamo tempo, abbiamo deciso di andarci adesso per fare una sorta di merenda, come quando la facevamo alle elementari. Io ho pranzato mezz'ora fa, ma va bene. Allora va benissimo. Comunque, il posto in questione, sai la strada? No, però è sempre qua la direzione. Il posto in questione si chiama Inzuppo, perché dovrai inzuppare il tuo cazzo enorme dentro una tazzina di caffè. Oh, spermelo. Che schifo, che schifo. O lo bevi tu? No, bevi tu. No, ragazzi, semplicemente si chiama Inzuppo. Su Google è categorizzato come pasticceria, ma non è proprio una pasticceria. Nel senso, è un posto molto particolare che penso esista solo a Milano, perché non ho mai sentito dell'esistenza di un altro posto del genere, dove tu vai lì e puoi scegliere la tipologia di latte da bere, la tipologia di cereali da metterci dentro e poi, che ne so, puoi mettere diversi topping come il cioccolato, cose così, e poi ci sono anche vari dolci da scegliere. Vabbè, non so esattamente com'è il menù, quando saremo lì ve lo faremo Figo. Vedere. Figo però il concept, se lo dici ancora una volta, porco Diaz, guarda. Il posto si trova qui vicino a casa nostra, vicino praticamente ai Navigli, e a 10 minuti da casa nostra, a Milano, perché i posti migliori si trovano a Milano. Quindi ragazzi, tutti voi che state guardando questo video, trasferitevi qua. Vabbè, Dadda, buona esperienza. Buono spuntino. Ti mangio anche gli scoop di proteine. Ovviamente sì. Magari c'è qualcosa di proteine. No, Se sto non hanno gli scherzando. scoop di proteine. Stai fermo. Ragazzi, vi portiamo con noi, a breve saremo arrivati. Mancano esattamente 2 minuti, ragazzi. Questa che piazza è, Dadda? Plebiscito. Stai zitto. Piazza 24 maggio, ragazzi. Lì ci sono i Navigli praticamente. È un po' anche di Roma questa piazza. Qua sì, perché sembra un piccolo tempietto. Comunque, piena zona Navigli. Sì, mi suonate l'altra volta oggi, guarda. Tu devi stare tranquillo e rilassato. Guarda Clark Kent là. Guardalo. Guarda che spettacolo, Daniele, qui. Ragazzi, siamo proprio lungo il Naviglio. Guardate che bella acqua putrida. Un giorno dobbiamo pescare qui e prendere Ma qualcosa. Noi, tu devi capire che noi, essendo gente del pueblo, Così si prende il sole in mezzo ai topi qua, così. Adesso ci mettiamo qua, ragazzi, prendiamo il sole. Dai, che sei già catarifrangente tu. Ci siamo, ragazzi, in zuppo. Guarda lì quanti cereali, Dadda. Mai visti alcuni. Di cosa? Eh sì, è pieno di cereali, ragazzi. Tutto quel posto, dai, ci sta, fighissimo. Buongiorno. Aperto? Tendenzialmente. Se sei entrato è perché è aperto, se no non saresti entrato. Allora, ciao. Noi è la prima volta che veniamo qua. Allora, date un'occhiata al menù, ragazzi. Quello lì? Quello là in alto? No, quello lì. Quello là, tutto pesante. Quanta roba c'è? Allora, abbiamo appena riscritto, quindi mi serve che mi diciate se si capisce. Il locale non è immenso, anzi è abbastanza piccolo. La selezione di cereali è abbastanza vasta, si possono anche combinare l'uno con l'altro. Dopodiché dovrete scegliere il topping da mettere e infine anche le creme. Ovviamente ogni aggiunta ha un costo di 50 centesimi. Ragazzi, abbiamo completato il nostro ordine. Il ragazzo è stato gentilissimo, ci ha regalato anche 2 brioche. Dadda, sì. Siccome vuole fare proprio schifo, la farcita con il Kinder Bueno. Tu con cosa hai farcita? Col Galak, cioccolato bianco. Adesso gli facciamo vedere perché non lo sapevo, ma la bowl di latte, cereali, eccetera, dobbiamo comporcela noi. No. Sì, è già composta, devi mettere il latte e mischiare. Cosa ho detto? Comporla è un conto. Tu sei troppo polemico oggi, non mi stai piacendo, sei troppo polemico. Unire i due cose, dove andiamo? Dadda, giusto per ricapitolare, sì. Tu con cosa l'hai composta? Il tuo latte di base qual è? Mars. Incredibile. Latte aromatizzato al Mars. Poi? Poi ho messo i cov, come si chiamano? Cereali cov, sì, cov. Vabbè, ripieni, ma due tipi di cereali o uno? Due. Due tipi? Quelli ripieni al, non quelli di cioccolato che sono classici, ma ripieni di cookies. Ok. Poi una specie di crunch, qualcosa cioccolato. Ok. Mentre la... aspetta. Poi hai aggiunto la crema. Le ho messo la granella di pistacchio. Granella di pistacchio come topping. Domani vado a correre 2 ore e un quarto. Poi? Crema di Oreo. Hai proprio cagato fuori dal vaso. Io cosa ho messo il latte di base? Tu hai messo Bounty. Ah sì, latte aromatizzato al Bounty. Due tipologie di cereali, uno unicorn qualcosa e l'altro non mi ricordo. Pippi calze lunghe. Poi ho messo crema di Happy Hippo con granella di cocco. Hippo.
Ippo Ippo. Adesso li proviamo. Ragazzi, come sempre stiamo cercando il nostro parco di fiducia per testare le nostre bowl di latte. Parco trovato, ragazzi. Adesso ci sediamo lì. Da prima che ti abbiocchi, per favore. Buonanotte un cazzo, buonanotte. Apri quella roba lì, facciamo vedere com'è composta. Intanto la box devo dire che è molto carina, sinceramente. Ti piace? Sì. Voto? Di che? Vai, apri. Guardate, ragazzi, qui ci sono le bowl di entrambi. Una sopra l'altra. Guarda che pastroccio lì, dadda. Questo è mio. E tu quello? Mamma mia. Sembrano due poke. Occhio che qua ti cade. Siamo due poke. Questo qua è il mio. Questo è. E qua il latte. Attenzione. È food porn. È food porn, un po' sì. Guarda lì. Sembra un po' cacca. Ho sentito odore di cioccolati. Madonna, buono però, eh. Cazzo. Cazzo, è buono questo. Questo non è considerabile come sgarro? No, no, tranquillo. 7000 calorie sta cosa. Vai. Guarda che food pornata, ragazzi. Ma poi devi mischiare, no? No. Ma come no? Mescola e assaggia direttamente. Zio cane. Non ho mai fatto colazione in questo modo io, eh. Vai. Com'è? Cosa sei? L'ho sborrata. Tu sei proprio un cretino. Non può essere cattiva una cosa del genere, dai. Dai. Buona? Madonna. Vabbè. Che benessere. Fammi provare anche. Posso provare il tuo? Vediamo. È tutto... Madonna. È un'esplosione di zuccheri. Buono però, eh. Sì, prendi, hai preso tutto. Oh, prendi tutto. Anche dove c'è la granella, il latte. Mischia con latte, non lo so. Buonissimo. Eccezionale. Non da mangiare spesso, però. Perdiamo tutto l'addome così, dalla, eh. Provo direttamente il mio? Sì. Allora, il mio è questo, ragazzi. Con questi unicorns. Mettiamo il latte al Bounty. Voglio sentire com'è. No, annusa. Senti che nauseante. Madonna. Vado. Vai. Che pappetta, signori! Che pappetta! Cucchiaio, mescoliamo un po'. Ok. Vediamo se è buono. Buono? Però il mio 10 a 0. 10 a 0 il tuo. Perché ho preso tutto il cioccolato io, quindi è tutto collegato. È molto più buono il tuo. È molto più amalgamato. Questo sì. È un po' diviso. Prova. Cioè, buono comunque, eh? Certo. Cosa? Fragola. Fragola. Forse i cereali, quelli rosa. Sono un po' di fragola, sì. Com'è? Buono. Buono, però più buono il tuo, no? Buono comunque, però il mio, sì. Sì. Allora, ultima cosa, giusto per cagare fuori dal vaso. No, prima voglio assaggiare. Ah, assaggialo diretto. Puoi dirmi com'è? Com'è nauseante da solo? No, il mio no. No? Senti. Prova il mio, è rimasto proprio un sorsino. Non si sente neanche Bounty. Provo Mars anch'io. Sente un po'. Poco però. Sì, ma perché è aromatizzato, non si sente tantissimo. Bounty. Fischio. Solo così si sente il cocco. Cazzo. Pochissimo. Più il Mars. È proprio aromatizzato lievemente. Dicevo, giusto per cagare fuori dal vaso, ragazzi, dato che ci hanno regalato delle brioche, adesso proveremo pure quelle. Le abbiamo farcite con Kinder Bueno e io Galak. The Ship Sharrot Galak. Amami. Dai, Daniel, non tirarti indietro, forza. Brioche al Kinder Bueno. È già tagliata, vediamo. Ok. Pensavo di più. Pensavo di più. Sono rimasto male. Deluso. Prova. Non si sente? È troppo forte il sapore della brioche. Oh, è vero. È fortissimo un po' il odore della brioche. Sembra sempre senza niente, vero? Sembra vuota. Forse bisogna mettere un po' più di crema. Sì. Apri, voglio vedere quanta crema c'è. Uguale. Sì, ho aperto. No, ancora di meno. Dai, questa è vuota però. Sa già la crema. A questo punto non me la regali. Dada, mi sto obbligando a pucciare il dito. Sì, almeno senti la crema. Com'è? Oh, chi è che urla? Sempre incazzati qua. Com'è? C'è un cazzo. Sa di niente. Bene. Brioche saprà ancora di meno. Proviamo. Non te la faccio neanche assaggiare, no, dada. No, non l'assaggio. Sa di la stessa roba di prima. Un po' deluso dalle brioche. Allora, ragazzuoli, considerazioni finali. Intanto dada ha visto il prezzo. Sì. Prezzo totale 13 euro, sì. Ci sta secondo te? 6,50 euro cosa? Sì, perché quella base costa 4,50 euro. Se inizi a mettere più cose, a combinarle assieme, ad ogni aggiunta 50 centesimi. Non è molto economico, eh. Comunque stai mangiando latte e cereali. Noi abbiamo una concezione del prezzo che coi dolci non è paragonabile al salato. Okay. Se tu noti ogni volta che prendiamo un dolce diciamo sempre tanto, okay. Ma è il dolce in per sé che vai a prendere una torta, quanto costa una torta? No, no, quello sì, però qua cioè la torta è dovuta ad una sì. Preparazione, qui non c'è niente. Però rispetto al salato, soprattutto il, come si chiama, takeaway, sì? O le robe sbrigative che di solito costa molto di più il dolce. È vero. Perché ha più preparazione. Allora forse adeguato, dai. Sì, 6 euro secondo me alla fine una ciotola è una bella... Sì, dai, 6,50 euro ci può anche stare. Ragazzi, scrivete il vostro parere.
parere qui sotto nei commenti riguardante il prezzo. Complessivamente invece cosa ne pensi sia dell'idea che hanno avuto nell'idea? L'idea, se è loro, è una bella idea, sì. Nel senso è una cosa innovativa che sì, non l'avevo mai vista prima, no. Sinceramente, quindi originale, ci sta. Mentre gusto e quant'altro, allora, il mio era molto buono, e comunque avevo messo una serie di cose al cioccolato, e il tuo un po' di meno, sì, che era un po' un mix frutta. Sì, ho sbagliato il mix io, secondo me, però non lo so. Allora, io sono voto di... però voto complessivo, sì, voto prezzo coso eccetera, mi fermerei sul 7. Io 6 e mezzo, beh, ma perché personalmente io non amo i cereali, non li ho mai mangiati in vita mia, cioè amo il latte ma i cereali dentro il latte non mi piacciono, quindi voto complessivo 6 e mezzo. Non li mangiavo proprio, ma ho mangiato pochissimi cereali in vita mia, ecco, di base non mi piacciono i cereali, ecco perché. Vabbè ragazzi, questa è solo una mia constatazione personale, ovviamente c'è chi va pazzo di cereali, tipo il signor Daniel. No, beh, cazzo. No, però ci sono persone che amano veramente, sì, i cereali, un sacco, veramente. Ragazzi! Sai chi mangia i cereali col succo? Ah sì, ho visto, sta a fare ste porcate di merda. Vabbè, io ero peggio con altre cose, però. Sì. Daniel, grazie di avermi accompagnato in questa esperienza. Questo parco meraviglioso. In questa esperienza cerealesca. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui. E noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Ciao, adios.